più mantenere servizi come un paese di 18-20, sopra i 20 mila abitanti, quando ha le stesse negatività che vuole rifornire. Per cui se non troviamo, o se non si trovano delle possibilità che si possono convergere anche a livello di altri comuni medio piccoli come il nostro, e se noi siamo costretti a vivere meno in situazioni di disagio più ancora, ma non solamente sull'estate, ma anche da altri motivi. Oggi noi siamo in carenza di personale di vigilanza, ma non troviamo la possibilità di poter fare delle sinergie con altri, enti, con altri comuni, vuoi perché hanno delle partecipazioni, vuoi perché la provincia non può ricevere per mille motivi. Allora, anche noi a questo punto di volta, secondo il direttore, alla provincia dice mandaci qui Trevisi perché non chiedono il nostro servizio. Cioè, se ci collochiamo in tutta questa rete, diventiamo in una polemica unica, se ci polemizziamo tra di noi a questo punto. Ma non polemizziamo per portare a casa un chissà che cosa, polemizziamo per portare un servizio migliore a quello che possa essere la reale necessità della cittadinanza, mica perché ci interessa poi portare a casa questo quell'altro problema. Qui non ci dividiamo come colore politico perché ci rendiamo conto che è un problema generale, è un problema che coinvolge tutti, e però ecco, come li coinvolge dall'alto verso il basso, lo coinvolge anche essere coerente dal basso verso l'alto. Grazie. Ok, vice sindaco Bene vuole replicare per una posizione della Giunta. Sì, sul fatto che se fossimo area metropolitana, vorrei ricordare la provincia di Monza e Brianza è molto giovane ed era nata con l'intento di mantenere risorse sul territorio, perché una delle critiche maggiori che si facevano all'epoca è che la metropoli in sostanza assorbiva il tutto, e noi pur essendo 800.000 abitanti, come si è visto prima, una delle tra le più grosse province in Italia, e dal punto di vista territoriale non saremo tanti, però con la popolazione che c'è, quindi con tutte le esigenze che ne derivano, dall'intasamento del traffico alle strutture che devono essere, che sono super appesantite e via dicendo, cioè è comprensibile, cioè, è meglio che si operi, secondo me, nel contesto della provincia di Monza e Brianza, anche perché la Brianza ha una sua identità. Poi c'è il fatto che le province si stanno svuotando, no, dal punto di vista dei contenuti, cioè più che anche dei contenuti, delle finanze, vengono tagliati i finanziamenti, non solo vengono lasciate le vecchie competenze, ma come abbiamo visto su questo ordine del giorno, vengono pure aumentati gli impegni reali da fare, che la provincia si trova obbligata a fare, e perlomeno quando si è responsabili, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, e non si può operare, rendere pubblico questa situazione di disagio è più che condivisibile. Il discorso è sempre quello, i soldi non ce ne sono, e io ripeterò la noia a questo discorso, nessuno va mai a analizzare il fatto che siamo tra le aree più produttive del mondo e non abbiamo le risorse necessarie per ciò che ogni società civile ha diritto a avere. È sempre quello il discorso, sorvoliamo sempre noi, andiamo a discutere tutto il resto ma non entriamo in merito a questo. Io dalla mia parte politica sapete bene che la soluzione, cioè il nostro problema l'abbiamo individuato già decenni fa, no? Però i problemi ci sono e si preferisce non entrare in merito. Grazie Assessore. Se non ci sono interventi.
sviluppasti, oltre al tema delle risorse, che magari potesse andare proprio nel discorso delle economie di scala e quant'altro sulla gestione della sorveglianza e della manutenzione delle strade, che dire, alla fine comunque è favorevole. Capogruppo Orfetto? Sono favorevole. Capogruppo Vergani? Favorevole. Capogruppo Novati? Sì, noi siamo sempre favorevoli a queste delibere perché ci mettono nella condizione di far sentire un po' la voce a livello di ambito, a livello comunale, visto i famosi sempre tagli che il governo centrale fa, e quantomeno il quadro di stabilità che conosciamo bene, che praticamente blocca le amministrazioni nel progettare e nel erogare servizi. La ringrazio, passiamo quindi alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio all'unanimità ha approvato. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali del studio consigliare del 30 marzo 2015 e del 16 aprile 2015. I verbali sono stati trasmessi, se non ci sono commenti passerei anche in questo caso all'approvazione formale dei verbali. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi, con 11 voti favorevoli e l'astensione del consigliere Gobbo, il consiglio ha approvato. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, interpellanze e interrogazioni. È stata presentata un'interrogazione da parte della lista civica Movimento Valerio 5 Stelle. Interrogazione quindi tra richiesta del Comitato di Ludopatia. Consigliere Gobbo, prego. Se vuole leggere l'interrogazione. No, che volevo dire sì. Era, non so se si voleva rimandare a quando è presente il sindaco. Sino alle ore 3, alle ore 24 giornaliere.
attività connesse con il gioco pubblico afferiscono alla materia della pubblica sicurezza, di cui l'articolo 117, comma 2, lettera H, della Costituzione e di tal ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del decreto legislativo 267 del 2000. Il sindaco può intervenire limitando gli orari di apertura per esigenze connesse alla tutela dell'ambiente pubblica e della sicurezza, libertà, vita umana, utilità sociale e salute dei cittadini. Sul tema, il TAR Lombardia si è espresso con sentenza di orientamento opposto a fronte dei ricorsi promossi contro le ordinanze sindacali dai gestori delle sale giochi, come hanno fatto diversi sindaci, abbiamo visto anche qua vicino a noi. Tuttavia, ciò che emerge dalla motivazione delle sentenze è che i provvedimenti adottati dai sindaci devono recepire effettive problematiche di ordine pubblico, segnalazioni da parte delle forze dell'ordine e motivate ragioni di salute, che non siano semplici e generici richiami ai dati sanitari regionali. Ad esempio, occorre che si riscontrino segnalazioni da parte dei servizi competenti, AS territoriali, servizi sociali, esempio comunali. Nel caso specifico non vi sono state segnalazioni che motivino un provvedimento del sindaco di tutela dell'ordine pubblico e della salute. Il Comune di Varello ha aderito alla campagna contro la ludopatia proposta da Confcommercio Milano, sezione di Seveso, che ha tenuto dei corsi destinati a tutte le aziende operanti nel settore. Questo era quanto a livello tecnico. Poi adesso l'assessore Figini vi spiegherà meglio le azioni adottate dal suo assessorato. E per quanto riguarda, vi specifico che ad oggi a noi non risulta nulla, non è stato segnalato nulla, anzi, al di fuori del, come avete visto, del locale, non si è mai verificato nessun atto contrario, diciamo, a qualsiasi, voglio dire, normalità. Quindi, anzi, sempre ben tenuto, intanto giustamente controlliamo, andiamo a verificare. Ma a quello che ci risulta noi oggi non c'è assolutamente nulla di preoccupante all'interno e all'esterno ovviamente del sito. No, oltre alla campagna contro la ludopatia, a parte che questa poi è una pratica che ovviamente viene ancora con la vecchia delega assessorile, però dal punto di vista sociale, oltre a confermare ovviamente quanto ha detto il collega, dal punto di vista sociale a livello di ludopatia ha in 4 anni un caso. B, non vorrei oltre a fare le, come si dice, queste campagne molto corrette dal punto di vista della logica, diciamo, contro la ludopatia, promozione di questi concetti e tutto, non bisogna fare attenzione ad andare oltre perché la competenza poi diventa dell'ASL. Quindi nel momento in cui si presenta il ludopatico all'assistenza sociale viene dirottato ai CERT dell'ASL. Non si può fare di più. E anche per questo motivo che mi dispiace, come è dispiaciuto al sindaco, non aver potuto reperire riferimenti dei firmatari. Primo perché penso che magari ci rimangano male e andranno in giro a dire che il sindaco è cattivo, che non risponde, ma in realtà magari neanche si sono resi conto che non poter essere. Esatto, lì volevo arrivare, bravo, lì volevo arrivare. E B. No, infatti, e poi il secondo motivo è che appunto volevo invitarli, visto che abbiamo questo comunale online, se ci dovessero sentire, davvero, non è che non gli abbiamo voluto rispondere. Prendete pure un appuntamento all'ufficio servizi sociali, io per servizi sociali vi riceviamo tranquillamente, come abbiamo fatto con l'unico caso che ci è capitato di ludopatia, e vi indirizzeremo nel modo più appropriato all'ASL. Questo per questo punto di vista. L'altro punto di vista qual è? Che no, mi sono dimenticato, davvero, se mi viene in mente te lo dico subito. Sì, per quanto tempo? La prima volta che mi succede in 4 anni, mi sono dimenticato le parole. Prima volta. Vice sindaco Beni, un po' d'attenzione, cortesia, vorrebbe fare anche una precisazione. Perché non capisco perché ci si interessa tanto
sì, allora, no, c'è tutto, il tutto per arrivare al pensiero che volevo concludere, sì, che comunque è capitato a una persona, era questo, che allo stato dell'arte, dal punto di vista assistenza sociale, non sussistono neanche per quanto ci riguarda i motivi per dire al sindaco, guarda che ci sono questi motivati, motivi di salute pubblica, di sicurezza, eccetera, eccetera, per far valere le cose che però poi determinate sentenze smentiscono. Questo è, cioè, se veramente c'è il problema, invito a venire perché ci potete aiutare ad aiutarvi. Questo volevo dire. Ok, consigliere Gobbo, solo replicare la risposta di questa interrogazione. Dunque, io ho preso dalla lettera che è stata protocollata e che ho citato nell'interrogazione il preciso riferimento a Las Vegas e al fatto che fosse aperto 24 ore su 24, probabilmente gli altri esercizi che ci sono in centro al paese, di cui peraltro in precedente mia interrogazione avevo fatto riferimento, evidentemente non sono aperti H24, tutto qua, non, cioè io quello che ho preso l'ho preso da questo documento e lì è citato in modo particolare Las Vegas, quindi cioè, sinceramente è stato anche per me una fonte di approfondimento questa, perché obiettivamente se appunto concettualmente sono sicuramente contro la ludopatia, poi di fatto nel concreto ho visto anch'io delle sentenze che vanno a favore e delle sentenze contrarie a ricorsi che sono stati fatti appunto in modo particolare l'ho visto sulla città di Milano e quindi volevo un attimo comprendere qual era il perimetro, adesso mi è molto più chiaro. Ecco, l'unica cosa che ci tengo a precisare è che allora sicuramente queste problematiche sono delle problematiche per cui la gente non vuole metterci la faccia, ok? Quindi è molto difficile, cioè sicuramente spero che cogliano l'appello, però di fatto sono quelle cose che uno preferisce tra virgolette dire quando sporco me ne lavo in casa, ecco, quindi invito magari se possibile, se lo ritenete opportuno, a organizzare una serata su questo tema, che sia una serata un po' aperta a tutti e che possa diciamo approfondire la dinamica, perché anche questo discorso del, cioè come immaginavo, il rimando dei servizi sociali al SERT non è così scontato e magari non tutti riescono a cogliere questo aspetto. Io personalmente ritengo che se comunque è aperto H24 o ha una limitazione di orario, cioè se il problema che c'è persiste, cioè non è l'orario di apertura che può diciamo far uscire o meno da una problematica del genere, ci sono degli altri tipi di percorsi e quindi secondo me è proprio anche un'occasione per comprendere quanto può essere o meno il comune a prendere una decisione, fare delle scelte in materia, quanto invece tutte quante passano tra virgolette sopra e in che modo tra l'altro stimolando, segnalando eccetera, perché a quanto pare si parla di un gruppo, no? Di persone che possono riuscire magari ad avere quel appoggio per il comune per poi poter magari agire in questa dimensione della riduzione dell'orario. Assessore, si vuole chiudere con l'interrogazione? Sì. No, allora, parere squisitamente personale, ma non credo di sbagliare, non è 24 ore che aumenta la presenza di malvagi. E altra cosa di cui sono convinto, magari andiamo a vedere qualche dato, se esiste, credo che il fenomeno della ludopatia non sia scoppiato né con i casinoni, con le sale così strutturate, ma con le macchine come semplici bar. La vera ludopatia è lì, non in questi centri organizzati dalla questura. Per quanto mi riguarda, poi andiamo a vedere i dati. Per quanto riguarda la serata, secondo me si può fare, pensavo, però ne parlavo con l'assessore Figini, forse hanno già finito di andare in giro la confermaccia, ho organizzato qualcosa del genere, posso provare a sentirla, se no posso provare direttamente a scrivere una carta all'ASI, se vado in mezzo a qualcosa io dico già che se dopo sapete che un anno e mezzo fa ho scritto all'ASI, se potevo fare una serata con il medico vice generale, aspetto ancora una risposta. Grazie all'assessore. Prima di chiudere il Consiglio Comunale, volevo ricordare che oggi
carabinieri, dipendenti comunali, la polizia locale,